La Weissenitz-Talbahn è una delle quattro ferrovie a scartamento ridotto in Sassonia. Il percorso parte da Freital, poco a sud di Dresda, e attraverso la valle del Roten Weissenitz arriva fino a Kipsdorf. La linea è stata gravemente danneggiata durante l'alluvione del 2002 e solo dal 17 giugno 2017 la ferrovia è stata riaperta fino a Kurort Kipsdorf. Arrivati in tarda serata del 23 dicembre a Dippodiswalde e raggiunto il nostro hotel in perfetto stile ex DDR, messi giù i bagagli, abbiamo subito fatto un salto nella vicina stazione per il nostro primo incontro con l'ultimo treno della giornata. Il programma della giornata successiva prevedeva di iniziare con una ripresa poco prima della stazione di Rabenau. Poi il resto della giornata è stato imposto principalmente nella tratta fino a Dippodiswalde dalle strade che non seguivano la ferrovia ma obbligavano a lunghi percorsi per poter raggiungere una nuova postazione per le riprese. Dopo Dippodiswalde, la ferrovia è quasi sempre vicina alla strada e tutto diventa più semplice. Ma certamente le ambientazioni non sono così belle come nella prima parte del percorso. Per fortuna la stazione di Schmiedeberg si trova lontana dai rumori della strada principale e così si può fare una buona ripresa. Thank you.
Purtroppo non tutte le ciambelle escono con il buco, proprio come in questo caso, che la ripresa è stata fatta alla la va come la va. A Kurort Kipstorf i macchinisti hanno giusto il tempo di fare acqua e di dare una sistematina al fuoco nel forno della locomotiva. Intanto i viaggiatori possono rifocillarsi con un caffè ed uno snack al buffet della stazione e poi restare al caldo fino alla partenza del treno. Questa è la stazione terminale. Kurort Kipstorf, come vedete tutta quanta in stile. Qui c'è una mostra, Ausstellung, roba antica probabilmente. Vedete, con un piccolo plastico. Come era una volta forse, nel 1930. La strada era sterrata. Una signora che aspetta i biglietti, un Warteraum, una sala di attesa e fuori la nostra locomotiva che sta facendo acqua. Ha finito e adesso si sta portando in testa al treno. L'atmosfera natalizia, dappertutto. Il viaggio di ritorno del treno non è proprio entusiasmante, con la locomotiva di tender e la linea in discesa. Anche l'arrivo a Dipo di Svalte non è certamente spettacolare, ma la gentistazione trova comunque interessante riprendere il treno a vapore.
Da Dipo di Svalde la ferrovia prosegue poi per Malter, seguendo la riva del laghetto formato dalla diga da cui è stata fatta questa ripresa. Per raggiungere Seiferdorf devo fare in auto un giro molto più lungo della ferrovia. Decido quindi di fare le cose con calma e aspettare il prossimo treno in arrivo da Freital in questa stazioncina. Verso mezzogiorno il tempo peggiora e colgo allora l'occasione per vedere cosa avviene davanti alla camera del mio albergo.
Il buio arriva presto, è l'ultimo treno che sale, ha già i fanali accesi e la luce ormai se ne sta andando del tutto. Sono passati solo pochi minuti e la partenza da Dippo di Svalde avviene già nelle tenebre più profonde. Per quanto la telecamera cerchi di fare miracoli, si vede effettivamente sempre meno. Thank you.
Thank you.
Con la doverosa visita a Freital, laddove le locomotive hanno il deposito e l'officina per le riparazioni, termina la visita a questa bella linea da poco ripristinata nella sua lunghezza originale. Io vi consiglio di visitarla e anche se lontana da noi, potrete sempre aggiungere a questa linea anche la Lotsnitz-Grundbahn, che è a pochi chilometri a nord da qui, e infine completare la gita con Dresda, la Firenze della Germania.